Benvenuti in un nuovo video, questo è il video dei prodotti finiti. Come anticipato nello scorso video, vi avevo detto che li avrei divisi, quindi se mi vedete vestita nello stesso modo, perché non so quanto tempo passerà da un video all'altro, ma ok, ricominciamo, anzi, cominciamo e andiamo avanti. E la solita borsetta che contiene i miei prodotti finiti è lei, qui dove metto le cose che vi devo mostrare perché sono finite e devo cestinare, devo buttare. Da quale cominciamo? Allora, dal prodotto che mi è piaciuto, sì dai, stavolta diciamo un prodotto che mi è piaciuto, ed è questo sapone che io ho acquistato all'OVS per 1,99€, c'è ancora lo scontrino. Che dirvi, mi è piaciuto perché, essendo un soggetto allergico, mai rido perché lo dico in ogni video, ma penso sia importante per chi vuole sapere se esistono prodotti che possono anche non dare fastidio, non dare reazione. E questo qui non mi ha dato nessun tipo di problema. Ci sono alcuni saponi che avete presente, vi danno proprio fastidio appena vi siete finiti di lavare le mani, cosa orrenda e assurda direi. Questo costa poco, è un boccettone enorme perché ci sono 500 ml di prodotto, niente, non si vede, è alla rosa e non ha un profumo eccessivo, forse molte di voi sanno che non mi piacciono i profumi troppo pesanti, che se vabbè poi svaniscono è un conto, però tanto persistenti non mi piacciono. E quindi sì, insomma, io lo provo perché è un profumo di rosa, so che poi anche il profumo di rosa è molto particolare, non piace granché, però insomma è delicato sia per quanto riguarda il profumo che per le mani. Buttiamo anche lui, siete pronti? Oh! Questo ha fatto più rumore, però mi sa che un prodotto non lo lancio. Proseguiamo con la skincare, insomma, prodotti per il bagno e per lavarsi. Sto cercando di dargli una forma decente, no, non ce la facciamo. Direi che questo prodotto si può dichiarare, può essere dichiarato finito, se non altro per la forma che ha assunto. Ma che forma assurdo dopo un po', cioè, boh, ditemelo voi. E quindi sì, il detergente per il viso BB Verde Cop, che io ho sostituito dopo anni di grande amore, di grande passione, è finito tutto, vabbè, per il momento lo sono archiviato, diciamo, mi sono presa una pausa, sono pazza ragazzi, e sì, mi sono presa una pausa e sto provando un altro detergente, che poi vedrete sicuramente nei prodotti finiti, di chissà quale periodo hanno, però ve lo dico, ho cambiato detergente, questo iniziava a seccarmi e non lo so il perché, forse ogni tanto bisogna cambiare, la pelle si era rotta le scatole, non lo so, ditemelo voi, se capita anche a voi, perfetto, proprio oggi parlo benissimo, mi giustifico perché piove, c'è brutto tempo, sarà per quello, non lo so, comunque ho buttato anche lui. Mamma mia, il pavimento mi si romperà, non lo so. E siamo arrivati quasi alla fine, andiamo veloce. Vi faccio vedere questo prodotto finito, anche se in realtà avrei voluto fare un video diverso, l'avrei voluto mettere da un'altra parte, però ce lo metto qui perché lo voglio buttare, ragazzi, dopo un po' veramente. Capisco tutte le ragazze che fanno i video, no, con tutti quei prodotti finiti perché li vogliono buttare e voi dite, vabbè, non fate video dei prodotti finiti, buttateli direttamente. Ci siete, avete ragione, però a noi piace fare video dei prodotti finiti. Andiamo avanti. E quindi vi parlo di questo shampoo all'argan che mi era stato regalato al Cosmo Prof. Vi invito, anzi forse l'avevo messo qua proprio per invitarvi a vedere il video del Cosmo Prof, perché ci sono i giveaway in atto, ce ne sono veramente tanti, quindi guardatevi a vedere il video, ve lo lascio qui da qualche parte. Non so se mi è piaciuto, nel senso che non so che dirvi, profumo ancora di argan, non è un profumo, forse sapete le bambole di una volta come profumavano, ecco, a quell'odore lì, e il profumo mi è piaciuto abbastanza, per essere naturale, insomma, per chi è attenta all'inci, potrebbe essere un'alternativa, però, diciamo, ecco, forse l'unica nota positiva, se non mi ricordo male, perché è passato anche del tempo, e quindi dite, ma che lo fai a fare questo video, vabbè, non mi dava prurito alla cute, perché sempre, tornando al fatto che sono soggetto allergico, se alcuni prodotti mi danno prurito sulla pelle, ovviamente mi danno prurito anche sulla cute, ci siamo, e questo non mi ha dato pruriti, quindi abbastanza promosso.
questo qui non lo butto e adesso capirete il motivo. Ho finito una crema, vabbè, è facile finire le creme, però a casa mia, cioè io no, io faccio un po' di fatica, proprio zozza, comunque vabbè, è il caso di buttarla e di dire no, un no grandissimo quanto non so che cosa, tutto quello che volete. Costa un botto sta crema e ancora no! Basta. No, non mi è piaciuta, però non la butto a terra perché non mi deve rompere il pavimento. Già mi ha, insomma, delusa parecchio, diciamo che va bene così. No, non mi è piaciuta perché cos'è che era questa? Era la anti-age. No, 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 ci sono veramente altri prodotti anche più economici che mi stanno piacendo di più, ma ne parleremo in altri video, forse prodotti finiti, forse chi lo sa. Poi seguite il canale e lo scoprirete. E come al solito mi piace e vi lasciate mi piace. Lasciate un mi piace, un commento e perché no iscrivetevi al canale. Vabbè, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!